Yīla Sambhīt Dīdīmā Lūpā Gīmī Lhūṅgī Dhruvrā Jīngī Lō Sōñī Sōdāntīk Dīṅ Sāpēt Cī Dīṅgī Nāṃkī Yīṅ Sū Lekṣhū Nē Lāpchīnt Sōñī Yōṅsū Tsobādāntī Chhērāñī Dīṅ Cāṅvrā Jīngī Lō Chanchū Bhārgī Nīṅsēṅ Thūkūṅ Thūñī Pēmē Sīv Dhruv Lekṣhū Nē Chanchū Dhruvbē dāgī lō nā ca-lā ca-bādāṁ ca-mī saṁ ca-rāṅgīṃ bāshī-vā ca-dāṁ tīṃ pē dī-dīṃ mā-li-pā bē-mē lhoṅgī rūpa-rā-jīṃ gī-lō dārṇā tīṃ nē ca-rāṅgīṃ ca-dāṁ કોદા સુંગે નવા ડ્રલ મે તુ અન્યમ સો ન્યુએ કેસન થોબ્રશુ કેવા કું તો યંદા લામાદાન ડ્રમે

Drola Pinchra Sange Drupa Rish Sange Chodan Tsoge Chonam La Janchu Pardo Dhani Dagi Chushe Gibe Sonam Ghi Drola Pinchra Sange Buongiorno, per me è particolarmente una grande gioia poter aprire oggi questo argomento, questi insegnamenti che riguardano i 51 fattori mentali. E adesso spiegheremo un pochettino di più il perché. Però io ho avuto quando stavo nel periodo in cui sono stavo studiando in India e così via, ci sono stati, ma non solo, nella vita in generale, ci sono alcuni momenti nel quale ci sono delle cose che noi impariamo che ci aprono la mente per il vedere il mondo in un modo diverso. No? E ci sono momenti nei che noi possiamo dire, ok, c'è stato un prima e un dopo. E i momenti che veramente cambiano qualcosa dentro di noi profondamente. E quando io, la prima volta che ho studiato i 51 fattori mentali, per me è stato uno di questi momenti. Quando io ho avuto questa opportunità, in India ho sempre avuto una certa attrazione verso questi insegnamenti, poi sono andato dal mio maestro e ho detto, voglio impararli, e lui ha detto, li hai già memorizzati? Ho detto, no, quindi prima memorizzali, poi torni. Li ho memorizzati, sono tornato, e in questo momento ho visto proprio che ogni parola, ogni parte, ha cambiato il mio modo di relazionarmi con il mondo perché ha cambiato il mio modo di vedere me stesso, ha chiarito tante cose per me. No? Quindi, sai, certe volte esiste l'entusiasmo che è un po' della persona. Io posso avere un mio entusiasmo ma non è detto che gli altri lo percepiscano nello stesso modo. No? Comunque per me è stato qualcosa di molto importante e ogni volta che ritorno mi dà grande gioia. E quindi per me questo è qualcosa di importante e di speciale da condividere. E sono contento che abbiamo sette giorni per farlo, perché ci vuole il suo tempo anche. No? Quindi cominceremo oggi e abbiamo fino alla domenica per affrontare i 51 fattori mentali. Adesso capiremo meglio che cos'è e come. Ma in poche parole questo. Ci sono due aspetti importanti per capire il mondo. C'è una parte nel quale noi andiamo a vedere, studiare, capire, riflettere come il mondo funziona, come sono le cose. Quindi capire l'impermanenza, l'interdipendenza, eccetera. E però c'è anche l'altra parte che è capire come noi funzioniamo. Quando abbiamo più chiarezza di come la nostra mente funziona, di come noi stessi siamo, quello ci aiuta naturalmente a capire meglio come è il mondo, a capire meglio gli altri perché noi vediamo tutto tramite noi stessi. No? E, e questa parte dove spiega la mente aiuta molto a capire meglio questo, a comprendere meglio noi stessi. E poi c'è un altro aspetto anche, su tante altre cose che andiamo poi a studiare all'interno del buddismo, che andiamo a vedere, che sia il concetto della bodhicitta, la mente di amore e compassione, che sia l'aspetto della corretta visione della realtà. Avere la comprensione prima di co quali sono i tipi di mente, come, come viene classificata la mente, eccetera, tutto questo ci aiuta molto a capire quello dopo. Okay? Adesso noi seguiremo questi giorni, io ho preparato questo librettino che c'è in la versione in inglese e in itali italiano, che è basato sul testo che io ho usato per studiare quando ho studiato, che è di un grande maestro chiamato Jonsin Yeshe Gyaltsen, che era un maestro del Tibet di Tashilumpo, che è un maestro sulla base di cui noi studiamo anche, per esempio, i uh, commentario della Guru Puja, il commentario del uh, Logion, uh, il commentario di parte dell'Amri. È un maestro molto importante. Si chiamava Yonzin Yeshe Gyaltsen. E quindi io ho studiato i 51 fattori mentali tramite un testo suo, che mi piace moltissimo. E quindi. Ho preso delle note traducendo alcune parti e scrivendo altre parti per poter avere una linea guida dei 51 fattori mentali, perché solo a memoria credo che sarà un po' difficile per tutti, ok? Volevo cominciare con le lodi in quanto tutti i grandi testi iniziano sempre facendo le lodi, no? Ci sono diverse ragioni per questo. La prima ragione che voglio cominciare con le lodi è perché. Se c'è qualcosa che io posso condividere con voi è perché io ho ricevuto dai miei maestri, che a loro volta hanno ricevuto dai loro maestri Quindi anche per ricordare questo e uh, per richiedere le benedizioni per poter comprendere con chiarezza i 51 fattori mentali e poter applicarli nella nostra vita, e ho scelto di inserire quale lodi che ha scritto Jonzy Gante nel testo che parlava delle 51 fattori mentali, che credo che meglio delle sue parole difficili difficile da poter esprimere, ok? Quindi farò la lettura con un po' di spiegazioni e dice Tu c'è shugi tarcin te mumpa sangshin chokun n'y sikan drôla salzepa chyba lame tube one Realizzando le due accumulazioni attraverso il potere della compassione, la più oscura delle tenebre viene schiarita e tutti i fenomeni sono conosciuti. Qualunque cosa sia stata osservata da te, l'hai resa chiara ai migratori. Munindra, signore dei saggi, insuperabile rifugio, a te rendo omaggio. Questo è omaggio a Buddha Shakyamuni. No? Quindi dice, questa è una cosa per me... È di una bellezza incredibile la capacità di mettere in versi tanti, tanto significato anche con una particolare bellezza. No? Quindi dice: Realizzando le due accumulazioni attraverso il potere della compassione. Quindi, prima questo che cosa vuol dire? Prima hai generato la bodhicitta, prima hai generato una grande amore e compassione per gli esseri, e tramite la forza della compassione hai completato l'accumulazione di, di saggezza e di merito, ossia hai sviluppato amore, compassione, praticato le sei perfezioni, hai seguito il tuo percorso verso l'illuminazione. In questo modo la più oscura delle tenebre è stata schiarita, in questo modo sei riuscito tramite la compassione a sviluppare le due accumulazioni, ossia a eliminare l'ignoranza e raggiungere l'illuminazione, in questo modo, tramite lo sviluppo delle due accumulazioni, hai eliminato la più oscura delle tenebre, che è la ignoranza, e in questo modo hai conosciuto tutti i fenomeni. Quindi, la più oscura delle tenebre viene scaricata e tutti i fenomeni sono conosciuti. Come? Fa, come avviene questo? Tramite le due accumulazioni che avviene tramite la forza della compassione. Qualunque cosa sia stata osservata dai, da te, l'hai resa chiara ai migratori. Dopo aver raggiunto l'illuminazione e aver visto con chiarezza tutti i fenomeni nel sentiero verso l'illuminazione, hai trasmesso questo agli esseri, ponendo in un modo chiaro quello che tu sei riuscito a vedere, che gli altri non vedono ancora, tu sei riuscito a rendere chiaro questo guidando gli esseri tramite, tramite il tuo sacro dharma. Munindra, che vuol dire il nome che viene dato a Buddha Shakyamuni, che è colui che è il potere della capacità, colui che ha la capacità di trasmettere a noi. Munindra, signore dei saggi, insuperabile rifugio, a te rendo omaggio. Quindi questo è il primo omaggio che viene fatto a Buddha Shakyamuni, in quanto anche questi insegnamenti vengono dagli insegnamenti di Buddha Shakyamuni. Okay? Prossimo verso è l'omaggio che viene fatto a, gradualmente ai maestri del lignaggio e dice: "Cik tu Tarzepe Esistono due lignaggi principali negli insegnamenti di Buddha, dentro la tradizione mahayana, che viene chiamato il lignaggio esteso e il lignaggio profondo. Okay. Il lignaggio esteso è il lignaggio che dà enfasi principalmente al sentiero graduale all'illuminazione alla parte della compassione, praticare la generosità, la moralità, la pazienza, le perfezioni, eh, e che viene trasmesso principalmente dopo di Buddha, il lignaggio passa da Buddha Maitreya, viene rappresentato da Buddha Maitreya. Esiste l'altro che viene chiamato il lignaggio profondo, che è il lignaggio dove la enfasi principale viene data alla saggezza. Quindi il fuoco principale in uno è l'amore e nell'altro è la saggezza. Tutti e due hanno sia amore che saggezza, però viene dato il fuoco principale, l'enfasi è diversa. Questi insegnamenti fanno parte principalmente del lignaggio esteso, dove viene data l'enfasi prevalentemente alla parte dell'amore. E per questa ragione fa riferimento a Buddha Maitreya, per questo che nel prossimo verso fa le lodi a Buddha Maitreya. Okay? Che nel lignaggio, se noi guardiamo... In alto, in mezzo, abbiamo qua Buddha Kshobia, diciamo così la finestra uh, blu. In mezzo c'è Buddha Vajradhara, sopra, che rappresenta l'emanazione di Buddha Shakyamuni, dove ha trasmesso gli insegnamenti Vajrayana. Poi abbiamo alla nostra destra e quindi alla sinistra del Buddha, Manjushri, che è il Buddha della Saggezza. E a fianco a Manjushri c'è Nagarjuna. Dall'altra parte noi abbiamo Maitreya e a fianco a Maitreya c'è Asanga. Questi sono i due lignaggi che sono rappresentati. Quindi alla sinistra e la nostra destra, guardando, però alla sinistra è il lignaggio profondo, perciò c'è Manjushri e poi dopo Nagarjuna, che è il maestro che ha trasmesso questo lignaggio profondo, e alla destra c'è Maitreya e poi dopo Asanga, che è il maestro che ha trasmesso questo lignaggio profondo. Okay? E per questo che noi adesso abbiamo qui, il primo Lode viene per Buddha Maitreya,

Rinomato nei tre tempi come il Signore dell'amore, al protettore invincibile, reggente dei vittoriosi, con rispetto dal profondo del cuore mi prostro con la mia mente. Chik tudol chambatardharzepe. L'amore unico per i migratori, che prende, come corpo, che prende corpo come una divinità, vuol dire Buddha Maitreya, è la personificazione dell'amore di tutti i Buddha. Quindi rappresenta l'amore, per questo che viene detto qua parla dell'essenza di Buddha Maitreya che dice tu che sei l'essenza dell'amore di tutti i Buddha rappresentato in una forma come, un, come una divinità, come un'entità, quindi Buddha Maitreya rappresenta l'amore di tutti i Buddha. E viene riconosciuto e sei conosciuto come il Signore dell'amore dei tre tempi. Quindi in tutti i tempi sei conosciuto come quello che viene chiamato il Signore dell'amore, che vuol dire... Giampa Gompo, che vuol dire Buddha Maitreya, Maitri letteralmente vuol dire amore. No? Perciò che viene detto il Buddha Maitreya, il Signore dell'amore, uh, al protettore invincibile, reggente dei vittoriosi. Perché che Buddha Maitreya anche viene chiamato il reggente dei vittoriosi? Perché viene detto che quando Buddha Shakyamuni ha scelto di venire a questo pianeta per poter insegnare il Dharma e poter trasmettere il sentiero? Nella terra pura chi è rimasto come reggente è stato Buddha Maitreya, che sarà il prossimo Buddha che verrà dopo, per questo che viene chiamato il reggente dei vittoriosi. Ok? Con rispetto dal profondo del cuore mi prostro con la mia mente. Quindi rendiamo omaggio a Buddha Maitreya. S mh. Questi insegnamenti, una delle ragioni per la quale Buddha Maitreya fa riferimento a questa parte del lignaggio è perché Asanga, che era un maestro importante che viveva in India, a un certo punto è andato a fare ritiro per sviluppare il grande amore, ritiro di Buddha Maitreya, e perché lui vedeva che aveva la conoscenza però mancava la realizzazione interna del vero amore dentro di sé e ha fatto questo ritiro. Adesso... Facendo breve la storia, lui prima ha fatto tre anni di ritiro da solo in una caverna e non ha visto nessun beneficio. Poi ha detto, torno, magari sarò di più beneficio se torno al monastero, posso insegnare, posso aiutare le persone, no? E mentre stava scendendo, lui si è trovato davanti a una signora, una signora molto anziana, che aveva un contenitore con degli aghi di ferro e poi dei bastoncini di ferro e un pezzo di cotone che passava nel bastoncino di ferro così. Mi ha chiesto, ha visto, signora, cosa sta facendo? E lei ha risposto, io, io sto consumando il ferro per fare degli aghi. No? E lui ha detto, che se questa grande perseveranza e sforzo per fare degli aghi... Che cosa sono tre anni della mia vita per sviluppare il grande amore? Non è niente, no? Ed è tornato indietro a meditare. Passati altri tre anni, niente, nessun risultato, non ha visto Buddha Maitreya, non ha sviluppato niente. Ok, detto, torno indietro. Mentre scendeva per tornare dalla montagna, ha visto invece un punto nel quale c'era un buco nella roccia, che era creato da una goccia d'acqua che cadeva con costanza non molto veloce, però ogni tanto tum, cadeva questa goccia d'acqua, e gradualmente ha fatto un buco nella pietra. E ha detto: se qualcosa di così leggero come una goccia d'acqua può fare un buco in qualcosa di così rigido come la pietra, che cosa sono sei anni della mia vita per cambiare il mio egoismo e sviluppare il grande amore, non è niente. Quindi torna indietro a meditare altri tre anni. Dopo quindi nove anni nessun risultato. E diceva, adesso vado via. Mentre sta scendendo vede un'altra scena, che è la scena di un punto dove c'era un nido di, di alcuni uccelli e per arrivare al nido gli uccelli passavano vicino a una grande parete di roccia e sfiorando la punta delle piume per così tanto tempo si è creato, si è, ha consumato tutta una parte della roccia, dopo di tanti, tanti, tanti anni, tutti i giorni, passando lì con la piuma. E lui ha detto, se qualcosa così gentile, così morbida come la piuma di un uccello può consumare qualcosa così e modellare qualcosa così rigido come una parete di pietra, che cosa sono nove anni della vita per modellare e trasformare questa mente? Non è niente, no? E quindi torna a meditare per altri tre anni. Dopo quindi 12 anni, nessun risultato e dice: A questo punto me ne vado, basta. Mentre sta scendendo, arriva prima di arrivare al villaggio, scende dalla montagna e arriva uh, nella strada e trova davanti a sé un cane. Era un cane malato che aveva. si dice in tibetano, vuol dire un cane vecchio e malato. E questo cane vecchio e malato aveva un'infezione aperta, piena di vermi. E lui quando vede questo cane ha un grande amore e compassione per questo cane e vuole che il cane sia libero dalla sua sofferenza e che sia felice e sente col cuore un grande amore per il cane. E però quando va a vedere la, la ferita del cane vede che ci sono i vermi e vede che ha lo stesso amore anche per i vermi. E Però vuole, vuole togliere i vermi dal, dal cane per aiutare il cane, però vede che se lui toglie i vermi non ha dove metterli, i vermi soffriranno se li metti per terra così. Hanno bisogno di un posto dove possano continuare a vivere anche i vermi. Quindi lui cosa fa? Per aiutare sia il cane e però aiutare anche i vermi, lui prende un coltello, taglia una parte della sua coscia, prende un pezzo della, sua, della propria carne. E lo mette per mettere i vermi sulla carne. Perché se lui mette il verme sulla carne, lì non soffriranno. Quindi per mettere i vermi lì. A questo punto deve prendere i vermi e lui si accorge che se lui prendesse i vermi con la mano, era troppo aspera la sua mano che li farebbe soffrire. Serviva qualcosa di più bagnato. Quindi lui dice: li prendo con la lingua. No? E qua aggiungo io nella storia, perché questo non era scritto, con tutta la compassione del mondo, comunque un po' schifo li faceva. Perché ha chiuso gli occhi? Ok? Quindi lui racconta che lui chiude gli occhi, va verso il cane per prendere i vermi, e quando si avvicina, 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 non arriva mai e cade con la faccia per terra. Guarda, apre gli occhi, guarda intorno, non trova più il cane e vede davanti a sé c'è Buddha Maitreya. E chiede a Buddha Maitreya, ma dove, dove è il cane? E lui dice, ero io il cane. E dice, e perché ti sei venuto adesso e sono 12 anni che ti aspetto e non sei mai venuto, no? E dice, io sono sempre stato con te, sei tu che non sei stato capace di vedermi. E adesso hai potuto vedermi. Che cosa vuol dire questo? la mia interpretazione, l'amore è sempre dentro di noi, il potenziale ce l'abbiamo tutti, però siamo noi che non siamo capaci di vederlo. Quindi Buddha Maitreya, che è la personificazione, quando dice amore, per, amore unico per i migratori, che vuol dire l'amore unico per gli esseri senzienti, che prende la forma, il corpo come la divinità. Buddha Maitreya rappresenta l'amore, no? però l'amore per gli esseri, non si sviluppa in un modo, quando Buddha Maitreya disse io ero il cane, perché l'amore dov'è che si sviluppa? Non in un modo generalizzato, idealizzato, ma tramite un essere. No? E tramite l'amore verso un essere, in una, quando si riesce a sviluppare l'amore verso un unico essere, in un modo uh, disinteressato, senza un amore. Veramente senza uh, egoismo, dove veramente si ama l'altro perché l'altro esiste, si desidera che l'altro sia libero della sofferenza perché soffre, non serve niente di più di questo. Quindi, cosa è successo? A Sanga, dopo aver fatto tanto tempo di meditazione per sviluppare l'amore? Non è possibile sviluppare l'amore senza che ci sia un essere per amare. Quando è il momento che quell'amore è nato dentro di lui? Quando è stato davanti a un essere in sofferenza? Che è stata la manifestazione di quel cane. Quindi, tramite quel cane in sofferenza, lui lo amava in un modo incondizionato, e lo stesso amore aveva anche verso i vermi, perché lui non è che aveva una condizione: ho amore verso il cane perché ho il cane all'infanzia e mi piacciono i cani. È perché era un essere vivo e ha avuto quell'amore verso quell'essere, lo stesso amore anche verso i vermi. Quindi, Buddha Maitreya si è manifestato per lui, e questo vuol dire che l'amore verso tutti gli esseri nasce tramite l'amore verso un essere. A questo punto lui ha preso Buddha Maetrea nelle sue spalle, come una forma di rispetto, e ha portato Buddha Maetrea nel villaggio per benedire tutte le persone. Però nessuno lo vedeva, solo lui. E a questo punto Buddha Maetrea l'ha invitato e l'ha portato con lui verso la terra pura di Tushita, dove Buddha Maetrea risiede, e gli ha dato gli insegnamenti del Dharma. E si dice che lui è passato una mattina nella terra pura di Tushita, che quando è tornato in questa terra erano passati 50 anni. E lui ha trascritto gli insegnamenti che ha ricevuto, che vengono chiamati Chamcheddenga, i cinque dharma di Maitreya. Tra cui c'è l'Abisa Lankara, c'è il Gyulama, ci sono cinque testi importanti che sono anche la base per gli insegnamenti dell'Amring che abbiamo oggi. Quindi sono questi insegnamenti che sono commentari degli insegnamenti di Buddha, dei sutra di Buddha. Quindi c'è il Sutra della Perfezione della Saggezza, il Prajnaparamita Sutra, che Asanga scrive il commentario tramite quelli che sono in realtà insegnati da Buddha Maitreya. Quindi il testo viene uh, intitolato a Buddha Maitreya. Chi mette sulla carta è Asanga, però riceve questi insegnamenti da Buddha Maitreya nella terra pura di Tushita. E quindi scrive questo commentario del Sutra della Perfezione e della Saggezza di Buddha, un sutra che ha tre versioni: ha la versione lunga, la versione media e la versione corta. La versione lunga c'ha 100.000 versi, la versione media c'ha 20.000 versi, e la versione corta c'ha 8.000 versi. E la versione estremamente breve è il Sutra del Cuore. Okay? E quindi viene scritto questo commentario che viene chiamato Abhisamaya Lankara, sono cinque testi di commentari, il principale, più conosciuto, è l'Abhisamaya Lankarna, ornamento di chiara realizzazione, che poi dopo è la base per gli insegnamenti dell'Amri, dove spiega il sentiero graduale all'illuminazione. E per questo, da questi insegnamenti, nasce quello che viene chiamato il lignaggio esteso. E questi insegnamenti che noi andiamo a seguire fanno parte di questo lignaggio. Okay? Dopo esiste... Nagarjuna, che riceve gli insegnamenti da Buddha, da Buddha Manjushri, e a sua volta che dà il commentario dello stesso Sutra della perfezione e della saggezza, però mettendo l'enfasi nella corretta visione della realtà. E da questo nasce il lignaggio profondo. Ok? Quindi per questo che qua facciamo lode al lignaggio esteso. Ok, perché questi insegnamenti fanno parte di questo lignaggio. Okay. Bene, i prossimi versi.

Sab uh, sab tube luxampo, salze ceshe, Questo verso fa le lodi ai sei principali maestri che hanno trasmesso gli insegnamenti di Buddha in India successivamente uh, Il nostro lignaggio passa passa tramite Scusate otto principali maestri che vengono chiamati i due eccellenti e i sei ornamenti che sono come ornamenti per gli insegnamenti di Buddha che sono rappresentati, abbiamo la immagine dove questi sono tutti rappresentati. C'è una immagine specifica che ha, eccolo di là dove abbiamo tre immagini di Buddha dopo la porta, no, una che è dietro la statua che adesso di chi la sta dipingendo, alla sua destra, dove c'è il Buddha bambino, okay? quella immagine di Buddha ha, sì. è quella lì, ha questi otto maestri. Sopra sono i maestri del nostro legnaggio più ravvicinato, che è l'Amazon Kappa, Penchen Losancho Gyaltsen, Gyao Gendon Drup, e sotto, a fianco, ci sono otto maestri. Okay? Adesso da qua non riesco a vedere, però mi ricordo... E così. Questi otto maestri sono i principali maestri che ci hanno trasmesso gli insegnamenti nell'India, che venivano nel periodo del monastero di Nalanda, che sono anche rappresentati qui, se noi prendiamo nel mezzo. Ci abbiamo Buddha Vajradhara, Maitreya, Manjushri e poi dopo a fianco in ogni lato ci sono i quattro primi maestri quindi possiamo contare: uno, due, tre, quattro da una parte e quattro dall'altra che sono questi otto maestri che vengono chiamati i due eccellenti e i sei ornamenti Gyendruk, Chokni, quindi i due eccellenti, Asanga e Nagarjuna. Poi abbiamo gli altri sei maestri importanti come Vasubandhu e altri. Ok, quindi. Il verso fa, adesso il lodio verso questi maestri, che dice: Se è stato profeziato dal Sugatta, colui che è andato nella beatitudine, c'è stata una profezia di Buddha Shakyamuni, nelle tradizioni pure profonde e vaste dell'abile. Nelle tradizioni pure profonde e vaste, abbiamo i due lignaggi, il lignaggio profondo e il lignaggio esteso. Questo fa riferimento dell'abile, che vuol dire di Buddha. Quindi negli insegnamenti di Buddha ci sono due lineaggi, nel lineaggio profondo e nel lineaggio vasto. Rendendole chiare sei riconosciuto come il grande carro, più che se in realtà eh, siete riconosciute come il grande carro che apre il sentiero. In realtà è perché il modo più corretto ancora siete riconosciuti come coloro che aprite il sentiero per il grande carro. Quindi questo perché? Perché questi maestri vengono chiamati come coloro che hanno... è come se c'è una strada che era stata aperta, poi a un certo punto quella strada cadono gli alberi, sono pieni di buche, non si riesce più a passare. Viene qualcuno che toglie gli alberi, rifà il pavimento in modo che tutti possano passare per quella strada. Quindi sono gli insegnamenti di Buddha che in un certo momento non erano più... Con tanta chiarezza, e loro hanno riaperto questo percorso, hanno riaperto questa strada perché gli altri potessero passare anche. Sono quindi come, sono come dei pionieri che hanno riaperto un percorso che era già esistente prima, era stato fatto da Buddha, però dopo loro hanno riaperto questo percorso. Um, per quello che letteralmente si traduce, si è riconosciuto come il grande caro, però il significato in realtà è siete riconosciuti come. Coloro che aprono hanno aperto il sentiero per il grande carro. Il carro, cos'è? È il praticante che segue il sentiero verso l'illuminazione. Ai sei ornamenti, alle due eccellenze di questo mondo, mi prostro. Quindi, a questi otto maestri che hanno riaperto il sentiero. Ok? Bene. Prossimo verso fa riferimento invece all'Amazon K e dice. In questa terra, circondata da una serie di montagne innevate, quindi il Tibet, un giardino di fiori con migliaia di petteli di sutta e tantra e commentari, viene rinfrescato, facendo di te il sole dei vittoriosi. Quindi fa riferimento che nel, nel Tibet ci sono stati tanti insegnamenti di Buddha, sono arrivati, però l'Amazon Cup è stato come il sole che è riapparso per rinfrescare e dare vita a tutti questi fiori degli insegnamenti che erano già presenti. No? Quindi dice, un giardino, di, un giardino in fiori con migliaia di petali di sutra e tanti commentari viene rinfrescato. Facendo di te il sole dei vittoriosi, tu sei come il sole che, transmit, che trasmette l'insegnamento di, di Buddha, che, che dai chiarezza all'insegnamento di Buddha. Questo vuol dire che una delle funzioni più importanti dell'Amazon Kappa è stata quella di dare chiarezza agli insegnamenti, in un modo che in Tibet prima era difficile da ottenere. A Ngao allodevole guru, gentile protettore l'Amazon Kappa, rendo.

Tu generi l'occhio della mente per vedere chiaramente il puro sentiero. Quindi anche se io vedo solo un piccolo raggio del tuo sole, io non vedo tutte le tue qualità, io non vedo tutte le tue azioni, io vedo solo una piccola parte come qua il guru è visto come il sole e io vedo solo un raggio di questo sole, però tramite questo raggio di questo sole c'è la capacità di aprire gli occhi della mia mente. E la chiarezza del sentiero verso l'illuminazione. Tu generi l'occhio occhi, della mente per vedere chiaramente il puro sentiero. Tu apri l'occhio della mia mente, tu apri la mia mente per vedere con chiarezza il sentiero. Venerabile guru, luce che brilla come il sole, ti prego di rimanere sempre al centro del fior di lotto, al mio cuore. Okay. Il prossimo verso fa riferimento invece all'impegno su cui Yon uh, Zy Gensen ha, ha composto il testo, e allo stesso impegno su cui parleremo in questi prossimi giorni. Okay? E dice questo verso in realtà si adatta meglio a me che a lui. Però lui l'ha scritto anche: le diceva Tam Gishen mi pe Uh, anche se le parole di uno come me non sono di alcun beneficio per gli altri, per accrescere la familiarizzazione con la mia mente, della mia mente con gli eccellenti insegnamenti, essendomi stato richiesto da altri, Riguardo la, vi, la, la, riguardo la via della mente e dei fattori mentali scriverò brevemente su ciò in conformità con le opere dell'Abhidharma quindi dice io non ho le qualità per insegnare nessuno però per familiarizzare me stesso con quello che ho già imparato e visto che mi è stato richiesto da altri scriverò sull'Abhidharma si scriverò su come funziona la mente a secondo gli insegnamenti di Buddha, che viene chiamato l'abidharma. E io dico lo stesso, no? Io non credo di avere nessuna grande qualità da poter dare, trasmettere o fare, no? Non è altro che trasmettere quello che io stesso ho ricevuto, non c'è nulla qua che c'è da inventare di nuovo, niente che venga dalla mia grande qualità, niente di questo. In realtà è poter condividere quello che uno abbia ricevuto, no? Quindi così come ha detto... Uh, Yon -Yes uh, anche se le parole di uno come me non sono di alcun beneficio per gli altri per accrescere la familiarizzazione della mia stessa mente con gli eccellenti insegnamenti io uno dei più grandi benefici che ricevo nell'insegnare il Dharma è di familiarizzare la mia mente con il Dharma io sono sicuro che sono il più beneficiato fra tutti eh? su questo non ho dubbi e essendomi stato richiesto da altri di poter condividere gli insegnamenti riguardo la mente e i suoi fattori mentali, posso adattare e spiegherò brevemente in conformità agli insegnamenti della Vidharma. Okay? Questo è su che cosa parleremo. Okay? Con questo concludiamo questa parte delle lodi, che è molto importante, perché è importante per noi ricordare che noi riceviamo questi insegnamenti da un lignaggio ininterrotto. Ed è importante connetterci con questo lignaggio, è importante richiedere le benedizioni, e questa è una cosa che è fondamentale in realtà nel nostro sentiero. Okay? Adesso, per quale ragione è importante, è fondamentale in realtà imparare come funziona la mente e i fattori mentali. E questo, sempre, sempre Yonzi Esce Gensen lo riassume in un verso che dice. I difetti del samsara e le qualità del nirvana, senza eccezioni, ossia tutto ciò che esiste di bello nel, nel mondo o che esiste di brutto, senza qualunque eccezione, derivano dalla mente. Come detto negli insegnamenti di Buddha, coloro che hanno, intelligenza e, discernimento devono, coloro che hanno saggezza o intelligenza e discernimento devono dare importanza alla conoscenza dei segreti della mente. Se noi guardiamo in un modo più semplice no? e partiamo dalla nostra propria realtà personale, Fino alla realtà della famiglia, del lavoro, della società nazionale, internazionale, vediamo dal micro al macro, ok? Non c'è un conflitto che noi viviamo che non sia creato nella mente dell'essere umano. Non c'è una guerra che non sia creata nella mente dell'essere umano. Non c'è un conflitto che sia nella famiglia, che sia nel lavoro, che sia nella società, che sia nel pianeta, che non sia o che non sia stato creato nella mente dell'essere umano. Se non fosse per l'egoismo, se non fosse per la ignoranza, se non fosse per l'attaccamento, se non fosse per l'insoddisfazione, per l'aversione, per l'arroganza e così via, non esisterebbero conflitti. Se noi prendiamo qualunque conflitto a partire dai nostri conflitti individuali, personali con noi stessi e con gli altri, ai, ai, ai litigi e ai conflitti che ci sono in famiglia, nel lavoro, con gli amici, in qualunque contesto sia, e se noi andiamo a cercare dov'è la radice, ritorniamo sempre alla mente dell'essere umano. Non è mai per una ragione economica in realtà? Se la parte economica è il pretesto tramite la quale è la condizione tramite la quale si manifesta, però la causa in realtà è interiore. Così come la felicità anche dipende dalla mente. Quindi, sia le cose belle del mondo che le cose brutte nascono dalla mente dell'essere umano. Quindi, così è stato detto negli insegnamenti di Buddha. Quindi una volta capendo questo, coloro che hanno un minimo di discernimento e di saggezza dovrebbero mettere sforzo per comprendere i segreti della mente così come sono stati insegnati da Buddha. Perché se la causa della felicità e la causa della sofferenza viene dalla mente, meglio conoscere la mente, no? Meglio capire come funziona, come mai? Perché... Cosa noi vogliamo? Noi vogliamo essere felici, noi non vogliamo soffrire, questa è la base. Si fanno incontri internazionali di ogni genere per cercare di eliminare la povertà, per eliminare i conflitti, i problemi ambientali, per eliminare le guerre, per eliminare i conflitti. Ci sono mille cose che vengono fatte e che ben vengano. Però in realtà, se non si lavora nella mente dell'essere umano, nulla di questo si potrà risolvere. I problemi ambientali nascono dalla mancanza di risorse o nascono dalla mente dell'essere umano? Nascono dalla mente. Nascono dall'attaccamento, dalla pigrizia, dall'egoismo, dalla ignoranza? I problemi di povertà che esiste nel mondo nasce perché nel pianeta non ci sono risorse abbastanza per tutti o nasce perché c'è egoismo, c'è attaccamento, eccetera? La violenza perché esiste? Perché c'è egoismo, perché c'è attaccamento, perché c'è avversione, perché c'è rabbia e c'è ignoranza. E così via. Ovunque andiamo a vedere le cose belle e le cose brutte nascono dalla mente, così come ci sono cose meravigliose. E da dove nascono? Dall'amore, dalla saggezza, dall'equilibrio, dalla pace, sono qualità interne. Quindi sia le cose belle che le cose brutte da dove nascono? dalla mente. Perciò, come viene detto con chiarezza, coloro che hanno il minimo di intelligenza e discernimento devono dare importanza alla conoscenza dei segreti della mente. Che cosa si intende per i segreti della mente? Com'è che la mente funziona? Perché nel momento nel quale noi capiamo come funziona la nostra mente, possiamo direzionarla. Se noi non siamo consapevoli di come la nostra mente funziona, non riusciamo a direzionarla. Noi, siamo, noi viviamo come se fossimo un risultato di tutto il resto, quando noi siamo noi il vero protagonista. No? Perciò dobbiamo capire come funziona la mente, dobbiamo conoscere meglio la nostra propria mente nel modo per poter direzionarla. E poter scegliere in questo senso, per poter essere liberi veramente. Okay? E la cosa più bella è che se noi abbiamo il controllo della mente abbiamo controllo di tutto. Una cosa che Rimpo ci disse ai ieri, che poi dopo alla fine nella traduzione è mancato nella traduzione, vi sono ricordato adesso, uh, ha detto, noi oggi viviamo, la maggioranza di noi oggi vive come essendo tra virgolette schiavi dei fenomeni. Noi dobbiamo essere i padroni dei fenomeni. Noi dobbiamo avere la capacità di gestire i fenomeni, le cose che avvengono, ogni cosa... Ne... Siamo noi che usiamo le cose, non le cose che usano noi. E come si fa per essere padroni del mondo? Essendo padroni di se stessi. Come si fa per essere padroni di se stessi? Essere... Essendo padroni della propria mente. Anche il corpo. Perché io abbia controllo del corpo devo avere controllo? della mente. No? Se noi prendiamo per esempio sia dal punto di vista dell'allenamento nello sport sia dal punto di vista dell'allenamento militare per dire qual è il punto principale dell'allenamento? Allenare la mente. Se uno ha la mente nel modo giusto dopo allenare il corpo viene di conseguenza. Se uno non ha la mente nella direzione giusta non riesce a superare i propri limiti, a crescere eccetera. Quindi la mente è lo strumento più prezioso che abbiamo nella nostra vita, è la cosa più importante che noi abbiamo ed è assurdo che noi viviamo come se la mente fosse il risultato di tutto il resto. È assurdo vivere come se il nostro stato mentale è il risultato di tutto il resto che succede, quando in realtà è il contrario. Noi crediamo io soffro perché c'è un conflitto quando il conflitto è creato dalla mente. La mente soffre tramite il conflitto, però chi è che ha creato il conflitto? La mente stessa. Quindi noi dobbiamo ritornare a avere padronanza della nostra mente e per fare questo dobbiamo conoscerla, dobbiamo capire come funziona la mente, quali sono i suoi meccanismi in modo da poter direzionarla con più libertà e chiarezza. Ok? E questi insegnamenti sono insegnamenti nel quale Buddha ha dato questa spiegazione, come funziona la mente. Quando noi cominciamo ad avere un po' più di chiarezza di come funziona la mente, è come se noi fossimo in una macchina e fino adesso stiamo nella macchina e la macchina va. È un po' no, la curva va verso un lato, va di qua. E a un certo punto qualcuno comincia a spiegarmi. Ah, guarda, devi premere di qua per fare questo, qua puoi cambiare la marcia, qua puoi fare questo. E cominciamo a un certo punto ad avere padronanza della macchina e poter fare quello che noi vogliamo e non dove le condizioni ci portano. Quindi conoscere la mente per avere padronanza di questa risorsa così preziosa che abbiamo. Per poter direzionarla così come vogliamo. Ok? Ed è veramente, fra tutte le cose che abbiamo, una delle cose più importanti, no? Io veramente rimango stupefatto dal fatto che di tutte le educazioni che noi abbiamo, studiamo di tutti i generi di cose, dalla matematica alla geografia e tutte le cose, e non studiamo la mente, che è la risorsa più preziosa che noi abbiamo. Io sono sicuro che nella base dell'educazione di tutti, nella scuola, sin dal inizio dovremo studiare come funziona la mente, che sia dalla prospettiva del buddismo, perché se noi prendiamo ciò che viene spiegato dalla prospettiva degli insegnamenti e prendiamo gli insegnamenti che vengono fatti con la neurolinguistica piuttosto che con la psicologia, alcuni aspetti tante tante cose sono molto simili, molto uguali, perché quando si osserva con una mente corretta la stessa cosa si arriva allo stesso risultato, magari con nomi diversi, ma si parla della stessa cosa. Ed è estremamente importante conoscere la mente perché è la più grande risorsa che noi abbiamo, così come è importante conoscere il corpo, però la mente è la più preziosa risorsa che noi abbiamo. E i 51 fattori mentali, la mente primaria e i 51 fattori mentali, è un po' come andare a capire un pochettino l'anatomia della mente e con questo capire come possiamo usarla meglio, ok? Un altro punto importante anche è che una volta che noi abbiamo consapevolezza di come funziona la nostra mente, questo ci aiuterà anche per capire bene tutto il sentiero del Dharma, gli insegnamenti e il percorso verso l'illuminazione. Perché il sentiero all'illuminazione dov'è che avviene? Dentro o fuori? Dentro di noi. Perciò quando noi parliamo della bodhicitta, della corretta visione della realtà, del percorso dei cinque sentieri, tutto quello che riguarda il percorso verso l'illuminazione avviene dentro di noi e quindi nella nostra mente. Perciò comprendere meglio come funziona la mente aiuta anche a capire meglio il sentiero verso l'illuminazione. Ok? Bene. Fammi solo vedere qua se c'è qualche punto importante di questo che avevo scritto e che ho saltato. Ok. Non vado a leggere, dopo ognuno può leggere questa introduzione che avevo scritto, vi passo il significato più importante. Ok, prima di tutto... La mente può essere classificata in due modi. Okay. Uh, negli insegnamenti del sutra viene spiegata quella che nel tantra viene chiamata la mente grossolana. Negli insegnamenti vajrayana la mente viene divisa fra la mente grossolana, la mente sottile, la mente molto sottile. Questa è una divisione che negli insegnamenti del sutra non avviene. Okay. Però noi andremo a unire tutti gli aspetti. Perciò prima volevo parlare di questa divisione. Però gli insegnamenti che noi vedremo principalmente riguardano la mente grossolana. Qualcuno può dire no, ma l'importante è la sottile. Prima dobbiamo saper gestire la grossolana, poi la sottile viene di conseguenza. Ok? Perciò Qual è la differenza principale, cercando di mettere in parole povere, in modo semplice, la differenza tra la mente grossolana, la mente sottile e la mente molto sottile? Prima di tutto un'altra cosa che è importante capire è che corpo e mente vanno sempre insieme. Ovunque c'è una mente c'è un corpo, ovunque c'è un corpo c'è una mente. Un cadavere non è un corpo. Ok? quello che è rimasto dopo fisicamente. Ma quando noi intendiamo dire ovunque c'è il corpo c'è la mente. A livello grossolano, se c'è una mente grossolana c'è il corpo grossolano, se c'è la mente sottile c'è il corpo sottile, se c'è la mente molto sottile c'è il corpo molto sottile. Approfitto per aggiungere un'altra cosa. Viene detto negli insegnamenti, quando parla dei Buddha, che dice... Ovunque sia presente il corpo del Buddha, è presente la mente del Buddha. Ovunque è presente la mente del Buddha, è presente il corpo del Buddha. Per questo che si dice che quando rappresentiamo il corpo del Buddha, naturalmente rappresenta anche la mente del Buddha che viene presente anche. Okay? Quindi ovunque c'è la presenza del corpo, c'è anche la presenza della mente. Però questa non è una qualità speciale dei Buddha. Anche noi siamo così. Ovunque c'è la mente, c'è il corpo, ovunque c'è il corpo, c'è la mente. Ok? Perciò abbiamo prima di tutto il corpo grossolano. Corpo grossolano fa riferimento agli organi: carne, ossa, sangue, tutto quello il cervello, tutto quello che riguarda il corpo il solito che noi chiamiamo di corpo. Ok? Questo è quello che viene chiamato il corpo grossolano poche parole. Insieme col corpo grossolano, direttamente connesso col corpo grossolano, esiste la mente grossolana. E uno costantemente influenza l'altro. Eh? La mente grossolana è la mente che è manifestata, okay? è la mente che percepisce i nostri sei sensi. Il senso della visione, dell'udito, dell'olfatto, del gusto, del tatto e il senso della mente. Che percepisce le memorie, le proiezioni, le preoccupazioni, le idee, i concetti. Tutto questo fa parte della mente grossolana, è la mente che è manifestata. Questa viene chiamata la mente grossolana ed è quello che noi di solito chiamiamo di mente. Ok? Questo è quello che viene chiamato la mente grossolana, in poche parole. Poi dopo abbiamo quello che viene chiamato la mente sottile. La mente sottile sono le nostre emozioni, gli aspetti della nostra mente che esistono, però che non sono manifestati. Un esempio che per me è chiaro, per quello che ripeto alla fine è lo stesso. Io in questo momento non sono arrabbiato, sono sicuro di quello. Però il fatto che io non sia arrabbiato vuol dire che io non ho rabbia. Portatemi un oggetto di rabbia e vedremo se ho rabbia o non ho rabbia. Ok? Quindi la rabbia che ho e che in questo momento non è manifestata, dove si trova? La mente sottile. La mente sottile sono i nostri aspetti che sono lì dentro che vanno a macinare, che stanno lavorando dentro di noi, che però non sono manifestati ancora. Ok? Quindi abbiamo amore, abbiamo compassione, c'è attrazione, c'è avversione. Ci sono tanti aspetti diversi che è quello che nella nostra lingua più occidentale chiamiamo più delle nostre emozioni principalmente. È interessante vedere che in realtà in tibetano non esiste una parola per emozioni. La parola emozione in tibetano non esiste. Esistono le parole per le varie emozioni, però la parola emozione in se stessa non esiste. Ed è una parola che anche in Occidente il suo significato è cambiato molto nei, negli anni in cui si è passato questo. C'è tutto uno studio lungo di un professore in America che ha fatto uno studio tra il significato del, della parola emozione e quale sarebbe la sua traduzione in tibetano. C'è tutto uno studio abbastanza lungo su questo. Ho letto un po' di questo, è abbastanza interessante. Fatto sta che quello che noi di solito chiamiamo mente non si intende solo la parte cognitiva anche le nostre emozioni più profonde fanno anche parte della mente. Okay? Quindi quando nel buddismo noi diciamo mente, anche tutte le emozioni fanno parte della mente naturalmente. Non è che è solo ah no, la parte della ragione logica, eccetera. Le emozioni fanno naturalmente parte insieme. Quindi la mente grossolana è la mente manifestata, la mente sottile è la mente non manifestata. Quindi la rabbia, la gelosia, l'amore, la compassione, la pazienza, le memorie. Tutto quello che abbiamo, però, che non è manifestato, è nella nostra mente sottile. Che va insieme col corpo sottile. Il corpo sottile è formato da quello che vengono chiamate canali, venti e gocce. I canali sono è difficile da dare con, con precisione, però è come il nostro sistema nervoso. Io credo che i canali sono connessi con il sistema nervoso, con eh, le arterie, con le vene e con il sistema linfatico. Io credo che questo è quello che sono i nostri canali del corpo. All'interno di questi passano quelli che vengono chiamati prana, i venti, che è come l'energia che fluisce nel nostro corpo, nei vari canali. E poi dopo, quella che è più facile da capire sono gli impulsi del sistema nervoso. E poi dopo abbiamo le gocce. Le gocce sono come un flusso di energia che fluisce nel corpo, però in un modo più lento e rimane fermo su certi punti. Ok? Per dire che quando abbiamo il sonno profondo, si trovano più al cuore, quando stiamo sognando, si trova alla gola, quando ci svegliamo, va al, canale, al chakra segreto. Questi sono alcuni esempi di questo. Comunque, fatto sta che questo corpo sottile, che è un corpo più energetico. È più connesso con la parte emozionale non manifestata. Okay. Poi dopo abbiamo il corpo molto sottile, che è un corpo di energia molto molto sottile, che viene chiamata anche la goccia, che è la, 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 il vento molto sottile che si trova interno alla goccia indistruttibile. Comunque insieme c'è la mente molto sottile. La mente molto sottile è la mente che va da una vita all'altra. La mente molto sottile. È lì dove è la nostra mente in uno stato non concettuale, senza emozioni, dal punto di vista è uno stato della mente dove non c'è né attrazione o avversione, però è la mente dove ci sono le impronte delle nostre emozioni, dei nostri pensieri, delle nostre esperienze, del nostro karma, delle nostre azioni, è dove ci sono tutte le impronte di questo. È uno stato, diciamo lo stato molto sottile della mente, quasi come se fosse neutro, perché non c'è attrazione e avversione, non c'è sofferenza o piacere, però che si manifesta nel livello sottile che si manifesta nel livello grossolano. Ed è nella mente molto sottile dove portiamo con noi le impronte, le memorie, chiamiamo così, delle nostre azioni, delle nostre emozioni, delle nostre esperienze, ed è quella che va da una vita all'altra. Ok? Quello che noi andremo a vedere questi giorni è la mente grossolana. Però volevo all'inizio fare questa divisione per dire ok, esiste la mente grossolana, la mente sottile, la mente molto sottile. L'obiettivo ultimo è trasformare la mente molto sottile. Però per fare questo dobbiamo cominciare avendo controllo della mente grossolana. Perché ciò che avviene a livello grossolano influenza ciò che avviene a livello sottile, va a modellare ciò che avviene a livello sottile, la mente sottile va a modellare la mente molto sottile. Okay? Più ripetiamo qualcosa a livello grossolano, più quella cosa diventa più naturale e spontanea e più quell'impronta diventa più forte e profonda dentro di noi. Okay? Quindi questi sono, diciamo, i livelli in cui la nostra mente esiste che vengono spiegati all'interno degli insegnamenti Vajrayana. E noi adesso andremo a mettere enfasi a quello che riguarda principalmente la mente grossolana. Okay? Un altro aspetto importante che riguarda la mente molto sottile, sottile e grossolana è il fatto che possiamo spiegare in questo modo. Immaginiamo che la mente molto sottile è come un nucleo. Che manifesta delle luci e dei colori. La mente sottile è come delle, degli strati che sono intorno a questo nucleo, la mente grossolana sono ancora altri livelli che vengono messi sopra. Quello che si vede nell'ultimo livello grossolano è un riflesso di quello che è passato dalla mente sottile ed è passato e che, che sorge dalla mente molto sottile. È come se io lancio un punto di luce, però in mezzo metto tanti filtri. Quello che vedo alla fine è la luce che è partita dal nucleo, però passando tramite tutti i vari filtri. Ok? Quindi quello che si manifesta nella mente grossolana è il risultato di ciò che si manifesta nella mente sottile, che è il risultato di ciò che c'è nella mente molto sottile. Okay? Perciò potremmo spiegare nel seguente modo... La mente grossolana manifesta ciò che c'è nella mente sottile. La mente sottile manifesta ciò che c'è nella mente molto sottile. Allo stesso tempo però, la mente grossolana va a modellare la mente sottile e la mente sottile va a modellare la mente molto sottile. Okay. In altre parole... La mente, la, mente un la mente grossolana è un risultato della mente sottile, che a sua volta è un risultato della mente molto sottile, però è la mente grossolana che influenza un cambiamento nella mente sottile, che a sua volta influenza un cambiamento nella mente molto sottile. Questo che cosa vuol dire? Lo stesso stato grossolano che è il risultato del sottile e del molto sottile può cambiare e trasformare il sottile e il molto sottile. In altre parole, se io cambio la mia attitudine a livello grossolano, il modo di parlare, il modo di agire, il modo di pensare, questo va a influenzare le mie emozioni più profonde e queste a loro volta vanno a influenzare le impronte che ci sono nella mia mente molto sottile. Okay? Per questo che tramite il, un cambio... Nella mente grossolana possiamo anche cambiare la mente sottile e la mente molto sottile. Se rimaniamo solo a cambiare un cambiamento a livello grossolano non serve a molto, perché prima o poi rimanifesta quello che c'è a livello sottile. Però tramite l'accesso alla mente grossolana possiamo cambiare la mente sottile e la mente molto sottile. Esistono alcune pratiche di meditazione all'interno del sentiero Vajrayana che hanno l'obiettivo di andare direttamente nel livello sottile, molto sottile, e fare il cambiamento già dalla radice. Però questo è un altro argomento, non è il momento per parlare di questo. E comunque per noi che siamo principianti dobbiamo assolutamente cominciare prima a avere controllo e direzionare la mente grossolana. È inutile pensare di voler avere controllo e direzionare la mente sottile se non riusciamo a farlo prima di tutto con la mente grossolana. Okay. Quindi questo è un po' quello che vedremo nei prossimi giorni. Uh, fammi solo vedere che altro... Ok. Ok, voglio leggo brevemente... Sto vedendo una cosa qua, sto ricordando che cosa abbiamo qua. Ah, cosa fare? Ok. No, sto pensando se dare certe spiegazioni o meno, solo per una ragione di tempo, perché una settimana sembra molto, però in realtà non lo è, perché c'è tanto da vedere. Comunque, cominciamo così. Fammi leggere questa prima parte qua che ho scritto. Pagina 11. La prima cosa da vedere è la definizione della mente. E qui è un punto abbastanza delicato perché una delle cose che anche nella nostra scienza più moderna fa fatica è a definire che cosa è la mente. E si va a chiedere, dammi la definizione di mente, si fa fatica ad arrivare. Ok? La definizione che viene data in tibetano per la mente viene chiamata Salshin Rikpa. Salshin Rikpa. Letteralmente si traduce come chiara e cognitiva, chiara e consapevole, ok? Chiara, la mente è ciò che ha chiarezza e consapevolezza. Questo che cosa vuol dire? Sal um, Shinripa, no scusa, chiara, chiara come luminosa, no? Adesso leggendo quello che ho scritto qua, fammi leggere questo prima. Consapevolezza è la definizione della mente. Chiara e consapevole è la definizione della coscienza. Mente, consapevolezza e coscienza sono sinonimi. In tibetano ci sono tante parole per parlare, per dire mente, ok? Sono aspetti diversi della mente stessa. In altre parole, la mente è luminosa e cognitiva o chiara e sapiente. È luminosa perché è sempre attiva. Non c'è mai un momento in cui la mente sia al buio, o meglio, non abbia pensieri. È cognitiva o sapiente, perché ha sempre un oggetto di percezione che apprende. La mente non è mai vuota, la mente ha sempre un oggetto di percezione. E la mente è sempre in funzione. Anche quando noi... Sembra che stiamo dormendo profondamente, eccetera. La mente sta funzionando comunque. Eh? Anche quando si muore, la mente è sempre attiva. Quindi è chiara e cognitiva. È chiara nel senso che ha sempre un oggetto di percezione, è sempre attiva. Ed è cognitiva nel senso che ha bisogno di un oggetto di percezione. La mente è ciò che è sempre presente e che percepisce l'esistenza. Ok? Questo è quello che si intende per la mente. Perciò uh, credo che sia abbastanza chiaro questo punto, no? Quindi quando parliamo della mente dobbiamo ricordarci due caratteristiche. Uno che la mente è sempre attiva. Non c'è il momento nel quale la mente si spegne e poi dopo si riaccende. Anche con la morte la mente continua passa da un livello grossolano a un livello più sottile, però la mente continua sempre. Anche quando stiamo dormendo nel sonno più profondo, la mente continua sempre. E la mente ha costantemente un oggetto di percezione. Okay? Gli oggetti di percezione vengono di eh, definiti in sei tipi diversi di oggetti di percezione. Il suono, la forma, il gusto, il tatto, l'odore, e l'immagine mentale. Questi sono i sei oggetti sensoriali, che sono gli oggetti che la mente è sempre in percezione di uno di questi. Ok? Quindi, quelle idee che alcune volte viene detta, ah, dobbiamo svuotare la mente e non avere nessun pensiero. Non è possibile, perché inevitabilmente, se, anche se cerco di non pensare in nulla, il non pensare in niente è pensare in qualcosa. Se io cerco di Percepire il nulla, qual è l'oggetto di percezione? Il nulla, il nulla è qualcosa. Okay? Quindi la mente nella sua natura è sempre cognitiva, ha sempre un oggetto di percezione ed è sempre in funzione. Quindi la mente è chiara e cognitiva, è ciò che esiste sempre e che a sua volta percepisce la realtà. Ciò che è cognitivo, ciò che percepisce la realtà è la mente. Ok? Ci sono molti modi per classificare la mente grossolana, come ad esempio in categoria di 7 o di 2. La classificazione in 7 è in termini di cognizione valida e non valida, come abbiamo messo nell'appendice A. Poi ci sono diversi modi come classificare la mente in 2, tra cui in termini di condizione dominante o in termini di natura. Quello che noi andremo a vedere questa settimana principalmente è in termini di natura. Okay? Però ci sono altri modi per classificare la mente. La mente è, chiamiamo così, un'entità. Ci sono diversi modi per capire e classificare la mente. Ci sono diversi modi per osservare e comprendere la mente stessa. Okay? Che non sono, questi modi diversi di classificazione non sono contraddittori, sono complementari. Uno non va mai in contraddizione con l'altro, vuol dire spiegare aspetti diversi della mente stessa. Non sono contraddittori mai. Okay? Quindi non è che ah, adesso vedremo un sistema, poi un'altra volta un altro sistema. In realtà per poter comprendere nel modo completo dobbiamo vedere tutti. Questa volta ho scelto di dare enfasi a quelli che vengono chiamati la classificazione in termini di natura, che vengono chiamati fattori mentali. Poi capiremo, abbastanza semplice in realtà. Ok? Vedremo questo con calma. Però ci sono anche altri modi, è quello che stavo pensando prima, se aprire questa porta prima o poi o no, eh, però magari potremo passare brevemente su questi altri tipi di mente, ok? Perché quando si va a vedere la mente, quando si fa in termini di natura, si divide in due aspetti principali, quelli che vengono chiamati la mente primaria e i fattori mentali che è quello che vedremo in questi giorni. La mente primaria, se noi facessimo una metafora per cercare di capire meglio questo, immaginiamo questo, un piatto da mangiare, okay? un cibo che si va a cucinare. Ah, siamo in Italia, facciamo l'esempio della pasta asciutta. Ok? Se voglio fare la pasta, gli spaghetti al pomodoro, gli spaghetti al pomodoro è un piatto. Però ci sono diversi ingredienti necessari, no? C'è bisogno di avere il pomodoro, l'olio, la pasta, ho bisogno dell'acqua per far bollire la pasta, ho bisogno del fuoco, ho bisogno di tanti ingredienti necessari. Però il piatto stesso sono gli ingredienti che compongono il piatto. In questo caso, per semplificare, mettiamo che abbiamo la pasta, i pomodori, l'olio e il sale. Ok? La, la pasta al pomodoro non esiste indipendentemente da ogni ingrediente. Chiaro? E ogni ingrediente non esiste come ingrediente della pasta asciutta senza che la pasta asciutta esista. È come per dire noi formiamo un gruppo. Io non esisto come membro del gruppo senza che il gruppo ci sia. Il gruppo non esiste senza ognuno degli individui che lo forma. Ok? Se andiamo al significato, che cosa vuol dire? Abbiamo la mente, e i fattori, la mente primaria e i fattori mentali, che sono la stessa cosa in realtà. La mente primaria è come il piatto di pasta asciutta: i fattori mentali sono il pomodoro, il sale, il peperoncino, piuttosto che ognuno fa un piatto un po' diverso. Eh a secondo dei propri gusti, eccetera, sono piatti diversi per ognuno di noi. Ci sono alcuni ingredienti che sono imprescindibili e sono cinque, no? Qua nella formazione della nostra mente ci sono cinque ingredienti che sono imprescindibili, che tutti noi abbiamo, in tutti i piatti ci sono. Poi ci sono tanti altri che si possono aggiungere, okay? Per quello che abbiamo i cinque fattori mentali ogni presenti è come la pasta asciutta per fare la pasta, no? serve la pasta per fare la pasta asciutta, senza la pasta non posso fare, è come quando qualcuno viene e dice gli spaghetti di carota, e poi sono delle carote tagliate fine e dici ma gli spaghetti dove sono, scusi, no? Quindi questo è come usare un nome per una cosa che non lo è, non è quella cosa, non sono spaghetti, sono carote tagliate fine non sono spaghetti di carote, no? Comunque, questo mi sono già trovato in questa situazione. Uh, quello che succede è che perché ci sia un piatto di pasta asciutta ci deve essere la pasta o no. E poi che sia di grano, che sia di camot, che sia di questo o quell'altro, non importa, la pasta ci deve essere, no? Quindi quello che succede è che similmente a questo ci sono cinque ingredienti imprescindibili per formare la nostra mente. E questi vengono chiamati cinque fattori mentali onnipresenti, che vedremo domani. Oltre questo, ci sono tanti altri ingredienti che possono o meno esserci, che vanno a fare di quel piatto un po' diverso. La pasta asciutta può o no avere il peperoncino, uno la può fare un po' più dolce, uno la può fare un po' amara, può fare in diversi modi, però deve essere sempre lì. Gli ingredienti fanno parte del piatto principale, così come le persone fanno parte del gruppo, sono quelle che formano il gruppo. I fattori mentali sono i vari aspetti della mente che formano la mente. Perciò la mente primaria non esiste indipendentemente dai fattori mentali che la compongono. Ok? Quindi quello su cui andremo a mettere enfasi in questi giorni, che sono i 51 fattori mentali, sono i vari aspetti della nostra mente che compongono la nostra mente. Che è molto bello da vedere, perché noi di solito abbiamo l'idea della mente come una cosa un po' solida. Quindi andremo a vedere che ci sono tanti ingredienti all'interno. È come se c'è un piatto e dico che okay, è un po' salato. Non devo buttare via tutto il piatto, basta che impari a mettere meno sale. Se io conosco bene gli ingredienti posso fare il piatto come voglio. No? Come si fa a cucinare senza conoscere gli ingredienti? È difficile. Per cucinare bene uno cosa deve fare? Capire qual è la pot il potenziale di ogni ingrediente. Io voglio arrivare a un certo risultato, metto quegli ingredienti insieme per fare quel risultato lì. Quando noi conosciamo i vari ingredienti della mente, possiamo a sua volta creare la mente che vogliamo, mettendo insieme i vari parti, ok? Quello che noi faremo in questi giorni è un'introduzione agli ingredienti della mente. Poi ognuno farà i propri piatti, però dobbiamo prima... Conoscere bene i vari ingredienti per capire che abbiamo questa libertà. Non è che ah, c'è troppo sale buttiamo via tutto, no, dobbiamo togliere un po' del sale, mettere un po' di qualcos'altro per formare quello, ok? il piatto principale, che viene chiamato la mente primaria, può essere di diversi tipi, ok? Ha sempre cinque fattori mentali ogni primo, però può essere di diversi tipi. Che sono quelli che nella pagina 50 vengono chiamati la mente in termini di cognizione valida e non valida. Che vedremo molto domani mattina. Come prima cosa, vorrei prima passare brevemente su questi punti, che sono i vari tipi di mente primaria, senza entrare in dettagli. E poi dopo andremo a vedere i vari ingredienti, quindi le mente secondarie o i fattori mentali. Ok? È chiaro questo concetto di mente primaria e fattore mentale? Ok. Quindi noi abbiamo principalmente sette tipi di menti primarie che possono essere classificate, che tutti i giorni abbiamo tutte queste menti primarie, e poi abbiamo 51 ingredienti principali. Poi non è che non esistano altri ingredienti, esistono anche altri, però Buddha ha evidenziato principalmente 51 ingredienti. Che possiamo usare in questo pro processo, ok? Quindi concludiamo qui per oggi. Credo che sia abbastanza chiaro, no? Uh, e poi domani cominceremo a vedere prima i piatti principali, poi dopo andremo a vedere gli ingredienti per poter cucinare bene e fare quello che vogliamo, ok?

Ninzentaktu delle pe con ciò jingelo, con ciò sungi rodrup sol, con ciò sungi All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni. E cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono auspicio.